Prima edizione del nostro telegiornale, bentrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana di Rei TV. Oggi è giovedì 27 giugno e apriamo con la cronaca da Catania. La Polizia di Stato ha effettuato diversi controlli nelle case all'apparenza abbandonate di San Cristoforo, all'interno delle quali, ben protette da inferriate, sono state trovate diverse dosi di droga. Il servizio è di Mario Grasso. Di case fantasma si parla in alcuni quartieri popolari di Catania. Da tempo si tratta di abitazioni fatiscenti in disuso, cadenti, spesso è persino difficile individuare con esattezza il proprietario dell'immobile o di quel che resta dell'immobile. Vengono utilizzate le case fantasma, così come accertato anche nelle scorse ore dalla Polizia di Stato, per custodire in maniera per lo più temporanea quantitativi più o meno importanti di sostanza stupefacente. Si spiega così il blitz portato a segno dai poliziotti del Commissariato Centrale San Cristoforo nelle scorse. Ore proprio nei ruderi abbandonati del quartiere San Cristoforo di Catania. Con l'ausilio dei vigili del fuoco sono state smantellate alcune strutture in ferro che erano state poste a protezione delle abitazioni utilizzate come piccoli hub per lo spaccio. Lì veniva custodita la droga. Bassi abbandonati ma protetti con porte blindate. All'interno è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga ma anche piccole telecamere per consentire la sorveglianza. Delle case dello spaccio sono stati sequestrati 200 grammi di marijuana, 100 di cocaina. 200 le persone controllate, di cui con precedenti penali oltre 50, come pure 102 veicoli, con la contestazione di numerose violazioni al codice della strada. Un 47enne è stato denunciato per furto di energia elettrica e inoltre è scattata la temporanea sospensione di attività di un esercizio pubblico in via della Concordia. Perché, monitorando il locale, si è scoperto come lo stesso fosse frequentato da numerosi pregiudicati. L'azione di controllo è stata supportata da un elicottero del quinto reparto volo della Polizia di Stato di Stanza Reggio Calabria e ha visto impegnato il reparto Prevenzione e Crimine, nonché l'unità Cinofila Antidroga della Questura e il decimo reparto mobile, unitamente alla polizia locale. Tua figlia frequenta brutte persone. Questa è la frase che avrebbe dato il via ieri a Mascali alla lite finita nel sangue, un morto attinto dal rivale alla gola con delle forbici ancora grasso. Quella di Mascoli è comunità ancora ferita, stordita da quanto accaduto ieri pomeriggio in via Roma. Una lite che è finita nel sangue dinanzi a numerosi testimoni. Il bilancio. E tragico il 41enne Antonio Reciti, colpito con delle forbici alla gola, morto all'ospedale di Giarre. Ferito mortalmente da Giampiero Blanco, 48 anni, disoccupato, arrestato dai carabinieri, trovato in casa, con la camicia ancora sporca di sangue. Poco distante le forbici, le stesse forbici, che poco dopo mezzogiorno aveva tirato fuori dal Marsupio per colpire il rivale al culmine di una lite nata davvero per futili motivi i due vicini di casa si sarebbero trovati casualmente in strada. Pare che Racitia abbia accusato Blanco di non essere un buon padre per via delle amicizie della figlia, una studentessa fuori sede, poco più che ventenne. Questo avrebbe fatto scattare la molla della lite, poi probabilmente anche altre frasi sulle frequentazioni femminili di entrambi, quindi botte, pugni, calci. Blanco, conosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe a questo punto estratto la forbice che così diventando arma è servita per colpire Antonio Raciti proprio alla gola di fatto determinandone l'agonia e la successiva morte nulla hanno potuto i sanitari dell'ospedale di Giarre Conoscevo la vittima, era un amico mio da quando eravamo bambini, giocavamo assieme alle suore e onestamente sono non sconvolto, meglio cerco di non pensarci ecco. Ero meravigliato perché non, non avevo mai visto, non li avevo mai visti insieme, sicuramente si conoscevano perché il paese è piccolo, però non, 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 assolutamente non li avevo mai visti insieme, quindi per me è stata una sorpresa vedere eh, l'amico mio con l'altro, con, con l'assassino. Durante una rissa scoppiata mentre era in corso la prima comunione del nipote, sparò un colpo di pistola e ferì un carabiniere rimasto paralizzato. Accadde ad Accireale, nella frazione di Santa Maria Malati, confermata la condanna dell'anziano che aprì il fuoco. Il servizio di Filippo Romeo. Il 5 settembre del 2021 ferì a colpi di pistola un carabiniere a Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale. A poco meno di tre anni è diventata definitiva la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania a 12 anni di reclusione per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco nei confronti dell'uomo che sparò, Camillo Leocata, 71 anni. Fu lui che quel giorno aprì il fuoco e centrò il vicebrigadiere Sebastiano Grasso, 43 anni, che fuori dal servizio era intervenuto per aiutare i suoi colleghi a sedare una rissa da. Avanti alla Chiesa durante la celebrazione per le prime comunioni. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'imputato assistito dall'avvocato Michele Ragone che aveva sostenuto la tesi dell'eccesso colposo di legittima difesa e della Procura Generale di Catania e delle parti civili sull'esclusione degli aggravanti. Restano invariati, come confermate in secondo grado, le pene accessorie e i risarcimenti fissati in 805.000 euro alla vittima della sparatoria che era in chiesa per la prima comunione del figlio ed ha subito gravi danni al canale midollare e a una vertebra cervicale e 20.000 euro al Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri. Leocata, che era agli arresti domiciliari, è stato già condotto in carcere. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. In primo grado l'imputato era stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Il movente della rissa, secondo la procura, era da collegare all'assegnazione dei posti in chiesa per la prima comunione anche del nipote dell'arrestato, i cui genitori sono separati. Leocata ha sostenuto di essersi allontanato durante la funzione per andare a casa a prendere la pistola dopo aver percepito minacce rivolte al figlio dei parenti dell'ex moglie l'anziano durante la colluttazione ha centrato il militare sarebbe rimasto con la pistola in mano nonostante gli investigatori gli avessero intimato più volte di metterla giù il tutto fino all'intervento del figlio che con un gesto repentino gliela sfilata dalla mano la Guardia di Finanza ci spostiamo a Trapani. Su disposizione della procura ha dato esecuzione alla misura cautelare reale del sequestro preventivo emessa dal GIP delle quote del compendio aziendale di tre società di San Vito Lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di 1.200.000 euro riconducibile a due co coniugi indagati, a vario titolo per i reati di bancarotta fraudolente e autoriciclaggio. I due indagati il GIP ha anche applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune trapanese e il divieto di esercitare attività di impresa per la durata di un anno. Ustica nel giorno dell'anniversario della strage, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede ai Paesi Amici massima collaborazione per raggiungere la verità che ancora manca. 44 anni dopo, gli 81 lutti della strage di Ustica rimangono ferita aperta per lo Stato. Non c'è ancora una verità assoluta, anzi, da un lato la giustizia penale ha bollato l'ipotesi secondo cui ad abbattere l'aereo Italia fu un missile sparato non si sa bene da chi, forse francesi o americani, assolvendo gli ufficiali dell'aeronautica, viceversa, la giustizia civile ha accolto la tesi del missile e il governo è stato condannato a pagare. 44 anni dopo, oggi sulla vicenda torna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineando che nel cielo di Ustica si compì una strage di dimensioni in mani, ricordando nel contempo come ancora oggi una piena verità manchi e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica. Per il Presidente, la Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne. Mattarella rinnova i sensi di profonda solidarietà e familiare delle vittime che non si sono resi davanti a opacità, ostacoli, distorsioni, verso la luce sulle circostanze e la responsabilità della tragedia. Il Presidente ammette che sulla strada della ricostruzione della verità passi significativi sono stati compiuti. Ma al tempo stesso la memoria è anche trasmissione ai più giovani dei valori di impegno civile che sorreggono la dignità, la forza di una comunità e le consentono di affrontare le circostanze più dolorose e difficili. Incendi nel Messinese, la situazione ormai è sotto controllo nella discarica nel comune di Mazzarra Sant'Andrea. Giorni di duro lavoro dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile che hanno permesso, impiegando mezzi aerei e via terra, di creare una cintura tagliafuoco a protezione dei centri abitati. Nessun dubbio è stato detto da diversi sindaci del comprensorio sulla natura dolosa dell'incendio. Ci sono stati momenti difficili. Fa sapere oggi il capo del corpo forestale Luca Ferlito, ma possiamo considerare la situazione ormai tranquilla. È un incendio, è divampato la notte scorsa in via Palmerino al Civico 6, a Palermo, le fiamme sono partite da un appartamento al quarto piano, una grossa nube di fumo nero ha invaso la scala e tanti residenti sono scesi in strada. Nell'abitazione al momento sembra che non vi fosse nessuno, i vigili del fuoco sono entrati all'interno, pare che la causa del rogo sia stato un cortocircuito. Rimaniamo a Palermo dove questa mattina c'è stata una protesta dei lavoratori Covid del settore tecnico-amministrativo. Luca Licata. Li ricordiamo tutti quando, durante l'emergenza pandemica, hanno contribuito col loro impegno a mandare avanti le campagne di vaccinazione anti-Covid. Lo hanno fatto il più delle volte dietro le quinte, svolgendo lavori di logistica, come la pianificazione delle forniture mediche oppure affiancando i dottori nei procedimenti burocratici. Dietro la complessa macchina organizzativa degli hub vaccinali c'era il lavoro dei precari del settore amministrativo e tecnico, meglio noti come ex lavoratori Covid, il loro ultimo rinnovato. Il nuovo contrattuale è scaduto un anno e quattro mesi fa. Al momento non lavorano e non hanno prospettive di stabilizzazione. Stamattina, sotto la sede dell'ASP di Palermo in via Cusmano, hanno manifestato per rivendicare il diritto. Ad un futuro lavorativo. Questi lavoratori del settore amministrativo e tecnico sono senza contratto dal 28 febbraio 2023, quindi da quella data sono stati lasciati a casa. Oggi siamo qui per rivendicare il diritto alla stabilizzazione ex 241-241-23 no? e per eh, programmare il futuro di questi lavoratori così come hanno fatto altre aziende a Palermo e Provincia. In origine il personale tecnico e amministrativo era composto da 700 unità tra Palermo e Provincia. Di quel bacino oggi rimangono solamente poco meno di 150 ex lavoratori. Non lavoriamo più da un anno e mezzo e mi piace specificare il fatto che non abbiamo lavorato soltanto durante un'emergenza pandemica in cui non lavorava nessuno, ma abbiamo svolto anche il lavoro ordinario all'interno dell'ASP. Siamo qui oggi per manifestare il nostro dissenso sul fatto che tutti i colleghi delle altre province siciliane hanno trovato una stabilizzazione all'interno del... Sia delle ASP che dei, degli ospedali territoriali, mentre qui a Palermo chi ha prestato servizio presso l'ente ASP si ritrova assolutamente fuori. Una delegazione di ex lavoratori ha incontrato in mattinata il direttore generale dell'ASP di Palermo Daniela Faraoni. Al momento nessuna novità sul nostro futuro, fanno sapere i manifestanti. Nuove figure professionali, ma anche nuovi mezzi, arrivano alla MTS di Catania. Un importante passo in avanti per la mobilità della città di Catania. Questa mattina, nella sede dell'MTS Site in Via Plebiscito, il sindaco Trantino e l'amministratore unico di MTS Bella Via hanno accolto il nuovo personale che conterà 29 ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione. Si tratta di nuovi professionisti pronti a entrare in servizio con l'obiettivo di potenziare il servizio di vigilanza e migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza delle strade catanesi. La loro formazione è stata intensa e specifica per poter affrontare al meglio le sfide quotidiane. Del traffico urbano. L'azienda è un'azienda in forte espansione, in crescita, in continuo rinnovamento, quindi su tutte le figure aziendali certamente ci sarà l'esigenza di eh, chiamare nuovi collaboratori, soprattutto autisti, soprattutto personale d'officina, ma anche personale impiegato nell'area nell più ampia della mobilità, quindi ausiliari del traffico e altri operatori che comunque consentiranno all'azienda di sviluppare i tanti servizi che oggi gestisce nell'interesse dei cittadini e del Comune. Durante l'evento ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione dei nuovi carattrezzi e delle nuove vetture dotate dei sistemi di street control. Grazie a questi sistemi sarà infatti possibile rilevare automaticamente le infrazioni stradali, migliorando l'efficienza dei controlli e garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Non solo automobili, però, i nuovi ausiliari del traffico saranno anche dotati di mezzi idonei a due ruote, perfetti per muoversi rapidamente e intervenire prontamente in diverse situazioni di traffico. Mezzi agili che permetteranno dunque di raggiungere rapidamente i punti più critici della città, acconsentendo ad una più efficace tempestività delle operazioni. Con queste nuove risorse e tecnologie, l'amministrazione comunale di Catania punta a migliorare significativamente la qualità di vita dei cittadini, riducendo il traffico e aumentando di converso la sicurezza stradale, un passo in avanti verso una città più ordinata e vivibile. Apprendiamo che in serata alcuni detenuti del carcere palermitano Ucciardone, dopo aver sottratto le chiavi all'agente di polizia penitenziaria in servizio nella sezione detentiva, avrebbero aperto alcune celle e avrebbero sfreggiato con un taglio sul volto un un'extracomunitaria in quella che sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva. Immediatamente dopo avrebbero restituito le chiavi e fatto rientro alle rispettive celle. Lo denuncia Gennarino De Fazio. Segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria. Un'allerta sismica precoce può risultare determinante nell'attenuare gli effetti di un terremoto, e il risultato di specifici studi approfonditi da un tecnologo napoletano, Francesco La Rosa. Partendo da un'analisi del terremoto che colpì la Turchia e la Siria nel 2023, svelati segnali emessi dalla fratturazione del suolo prima dell'evento. Uno studio realizzato da un team di ricercatori del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso questa ricerca, dimostrate le potenzialità e l'efficacia di un sistema di allerta sismica immediata che consente di prevedere l'impatto del le onde sismiche sul territorio inviando un messaggio di allerta al sito di interesse entro pochi secondi, prima ancora dell'arrivo delle stesse onde. Il tutto con la possibilità di predire durante un terremoto le aree in cui il moto del suolo supererà una soglia limite di danno potenziale, così come spiegato dal tecnologo Luca Elia, con valutazioni condivise anche dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Uno studio che potrebbe aprire nuovi orizzonti. Eh, riguardo l'early warning sismico, diciamo di sì, anche se questo è applicato in diversi paesi eh, del mondo, soprattutto in Giappone, in California, in Messico, diciamo, in Italia eh, è solo applicato a livello sperimentale nell'area dei, camp eh, dei campi flegrei ora, ma nell'area irpina, eh, irpina più in generale. Anche all'osservatorio sismico di Catania eh, abbiamo sperimentato questo tipo eh, di analisi che viene fatto sulle registrazioni dei terremoti e questo consente un attimino di dare un'allerta precoce dopo l'arrivo della prima fase P di un terremoto sicuramente diciamo, è un'applicazione molto interessante a livello generale eh, per, eh, anche se in Italia ancora non è normata dal punto di vista legislativo ci sono tutte una serie di sperimentazioni in corso che in futuro probabilmente porteranno alla sua applicazione. E negli ultimi mesi l'attività esplosiva dello stromboli si è intensificata ed in particolare negli ultimi giorni con anche piccoli trabocchi con attività esplosiva in aumento, lo afferma la DN Cronos, il vulcanologo dell'INGV di Catania Mario Mattia. Questo aggiunge ha fatto cambiare il livello di allerta da giallo ad arancione. E adesso vi mostriamo le immagini delle celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. La celebrazione dell'importante anniversario 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza si è svolta ieri sera presso il chiostro delle Palme della caserma Cangialosi di Palermo, alla presenza del comandante generale di Corpo d'Armata, il generale Andrea De Gennaro. Nel corso della serata sono stati premiati gli uomini e le donne che si sono distinti per dedizione, coraggio e senso del dovere. Qualità che si riflettono nelle attività ispettive condotte nell'ultimo anno e mezzo mezzo dalle fiamme gialle che hanno portato a galla 611 evasori fiscali di cui ben 43 casi di stampo internazionale. La festa è stata occasione per snocciolare numeri e dati. Tra il 2023 e i primi cinque mesi del 2024 la Guardia di Finanza ha eseguito in Sicilia oltre 13.000 interventi spettivi e quasi 9.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Sono stati oltre 3.000 i cittadini colti a percepire il reddito di cittadinanza lavorando in nero o eludendo i controlli. Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea con la quale sono state sviluppate 150 indagini che hanno portato alla denuncia di 445 responsabili e all'esecuzione di sequestri per ben 66 milioni di euro. Adesso parliamo della Coppa Italia di beach soccer in palio a Messina nell'area allestita sulla spiaggia di Torre Faro. Sono 16 le squadre che si contenderanno il trofeo da oggi e sino a domenica prossima il beach soccer sbarca a Messina ed è la prima volta nei 20 anni di storia del calcio sulla sabbia da oggi sino a domenica prossima 30 giugno 16 squadre si affronteranno sul rettangolo di sabbia dell'arena beach stadium di Torre Faro con in palio la Coppa Italia fantastica la location della beach arena con 1200 posti a sedere all'interno del village sviluppato su 5000 metri quadri con lo sfondo della suggestiva riserva naturale di Capo Peloro si disputeranno 8 partite al giorno ad eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti semifinale e finali e 32 gare in tutto. All'interno del village una serie di attività, spettacoli, mini-tornei dimostrativi di beach soccer per bambini, oltre allo street food iniziative a carattere sociale ed ambientale per un evento complessivamente organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e Dipartimento Beach Soccer, grazie anche al patrocinio del Comune di Messina e dell'assessorato alla Turismo della regione siciliana dell'Ars. Patrono di casa il Catania Beach Soccer del Presidente Giuseppe Bosco, con la squadra catanese detentrice del titolo conquistato nella 2023 e prima ancora nella 2021, 19, 18, 2005 e 2004, che non nasconde la sua ambizione di primeggiare anche in questa circostanza. Noi ci fermiamo qui, a voi tutti, buon pomeriggio.